rosso infuocato di un tramonto di fine estate, il verde intenso di una natura in piena rinascita, l'azzurro intatto di cieli sconfinati a cui fa da contrasto il bianco immacolato di vette innevate. Porterò sempre con me questi ricordi, sensazioni indelebili di una vacanza nel cuore dell'Abruzzo, in un piccolo borgo medievale, una vera oasi di pace e tranquillità, Castel del Monte. Situato nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, Monti della Laga, a 40 km di distanza dall'Aquila, città capoluogo d'Abruzzo, Castel del Monte si raggiunge attraverso un percorso nel quale lo spettacolo che si offre al turista è tra i più incantevoli. Perché Castel del Monte unisce ad una natura incontaminata la suggestione di un borgo medievale ancora intatto su cui non sembrano passati 10 secoli di storia. Suoi 1346 metri d'altitudine, l'abitato domina tutta la vallata circostante. La sua origine si perde nella notte dei tempi. Tracce di insediamenti romani e preromani sono ancora oggi ben visibili nella piana di San Marco e sul colle della Battaglia. Il primo agglomerato urbano risale però ad un periodo compreso tra il X e l'XI secolo d.C., quando gli abitanti di una vicina comunità agricola scelsero un luogo più sicuro in cui stabilirsi. Risalgono al 1223 le prime notizie sul borgo di Castel del Monte. Esso infatti viene menzionato in un importante documento ufficiale come la bolla di Papa Onorio III. Il castrum, realizzato per volontà degli abitanti, divenne ben presto avamposto montano a difesa della Valle Tritana e fu governato nei secoli successivi da alcune tra le più potenti famiglie come i Gentile e gli Acquaviva. Entrò poi nell'orbita dei Conti di Celano, degli Sforza, fino alla potentissima famiglia dei Medici di Toscana. Nel XVIII secolo Castel del Monte passò sotto la dominazione borbonica. Il resto è storia recente. L'attuale nucleo abitativo conserva intatto l'antico disegno urbano, l'architettura degli edifici, il gioco degli slarghi e delle piazzette, il saliscendi dei suoi vicoli, l'armonia dei tetti. All'interno della medievale cinta muraria sono conservate miracolosamente intatte le antiche chiese di San Rocco, di Santa Caterina, della Madonna del Suffragio e quella matrice di San Marco Evangelista. Fuori dall'abitato si trova la chiesa di San Donato, patrono del paese, che rappresenta un eccellente esempio di architettura medievale databile intorno all'anno 1000. La chiesa del Suffragio, detta anche dei Pastori per essere stata la sede dell'omonima congregazione, e quella di San Marco custodiscono al loro interno un patrimonio artistico di inestimabile valore, fatto di tele, altari e statue lignee, organi monumentali e bassorilievi in pietra di pregevolissima fattura. Attraversando i cosiddetti sporti, vere e proprie gallerie sotterranee, è possibile scoprire gli aspetti più segreti e nascosti di Castel del Monte, a iniziare dalla tipica architettura delle abitazioni modellate sulla roccia di cui ne segnano l'andamento,
degli antichi forni e dei luoghi di lavoro legati ad un'economia pastorale e contadina. Una stirpe fiera e antica, i cui usi e costumi rivivono oggi nei numerosi centri espositivi di cultura materiali allestiti all'interno del borgo. Per questo motivo Castel del Monte è stato riconosciuto come museo regionale di interesse locale dalla regione Abruzzo. Castel del Monte non è solo questo. È veramente un paese per ogni stagione che offre al turista un rapporto diretto con la natura. In inverno Castel del Monte è meta privilegiata degli appassionati dello sci nordico. Non distante dal centro abitato si estende l'altipiano di Campo Imperatore, una piana di 26 km di lunghezza posta a 1680 metri di altitudine, sempre perfettamente innevata, con 100 km di piste battute che permettono la pratica dello sci da fondo, da novembre ad aprile, a principianti ed esperti. Per la pratica di questo sport il centro sci da fondo Campo Imperatore della Polisportiva Castel del Monte mette a disposizione personale qualificato, maestri di sci e istruttori, organizza escursioni guidate sull'altipiano sia in pista che fuori senza limiti di percorso. La Polisportiva Castel del Monte organizza ogni anno nell'ultima domenica di febbraio la marcia di Campo Imperatore, non a caso definita da riviste specializzate la più a sud del pianeta, e che richiama appassionati e atleti dello sci nordico da ogni parte d'Italia ed Europa, tanto da costituire un appuntamento ormai consolidato nel circuito delle gare dello sci di fondo. L'estate il paese è meta di un turismo non di massa che ama stare lontano dai rumori, dall'inquinamento, a contatto con la natura, le attività sportive e la cultura. In una più ampia e diversificata valorizzazione dell'offerta turistica si organizzano, e non solo in estate, manifestazioni che coinvolgono gli abitanti, i turisti e i personaggi famosi del mondo della cultura e dello sport. Musica, teatro e arte animano le piazzette e gli angoli più caratteristici del borgo medievale castellano. Incontri d'estate costituisce un ricco cartellone realizzato per soddisfare tutti i gusti, anche quelli più raffinati, attraverso manifestazioni legate alla rievocazione di antiche leggende della tradizione popolare, come il consolidato appuntamento della Notte delle Streghe, che si tiene la notte del 17 agosto, a mostre d'arte o di fumetti, come quella dedicata a Tex, che ha avuto come padrino d'eccezione Sergio Cofferati, segretario generale della CGIL, a serate dedicate alla poesia, come quella che ha avuto come protagonista la scrittrice Dacia Maraini. A tutto questo, che non è poco, si aggiunge l'annuale rassegna di musica etnica, di teatro dialettale, manifestazioni gastronomiche dedicate agli antichi sapori della montagna abruzzese. Sapori che si possono gustare nei tipici ristoranti, dove in ogni momento dell'anno si possono mangiare i tipici formaggi come il pecorino o la ricotta, l'agnello preparato in tante pietanze diverse, i sublimi dolci delle antiche ricette. Da non perdere poi il consueto appuntamento del 5 agosto con la rassegna degli ovini di Campo Imperatore, diventato nel corso di 40 anni un momento per lanciare nuove proposte e idee per uno sviluppo sostenibile delle zone interne della montagna abruzzese. Ma Castel del Monte offre al turista tante altre opportunità, anche durante le stagioni cosiddette di mezzo, la primavera e l'autunno.
In questi periodi è possibile effettuare suggestive escursioni sia a piedi che in mountain bike nel territorio che circonda il centro abitato, in una natura incontaminata. Accompagnatori e guide sono a disposizione per chiunque voglia partire alla scoperta delle valli, tritturi, stazzi, boschetti e antiche sorgenti che fanno di questa parte di Abruzzo montano una delle zone più belle e suggestive, ricca di storia e tradizioni. Così, a piedi o in bicicletta, da Castel del Monte tanti itinerari portano a scoprire una natura che sfuma nelle tante tonalità dei colori primaverili o autunnali e ricca di testimonianze del lavoro e dell'operosità dell'uomo. Capita infatti che durante uno dei tanti percorsi immersi nell'ambiente naturale si incontrino centri abitati di una bellezza incantata, come il borgo di Santo Stefano di Sessanio o la rocca di Calascio risalente all'VIII secolo d.C., che domina con la sua imponenza tutto il territorio circostante. Più ardimentosi, inoltre, Castel del Monte offre la possibilità di raggiungere le cime più alte del massiccio del Gran Sasso in tutta sicurezza, accompagnati da esperti e guide alpine. Unica è poi la possibilità di partire di notte, con la luna piena che illumina il cammino, e raggiungere la vetta stabilita in tempo per assistere al momento più magico della giornata, l'alba. Dalle vette del Gran Sasso si può vedere il sole che emerge dalle acque dell'Adriatico. Non perdere allora una vacanza a Castel del Monte, una vera e propria avventura che offre un'immersione totale nella pace e nella tranquillità di un ambiente naturale incontaminato, lontano dalla convulsa quotidianità, un ottimo motivo per visitare o tornare.